MP Play. Videopillole sulla legge Salvini. A cura di Melting Pot Europa. In collaborazione con Lasciateci Entrare. Richiesta cittadinanza italiana. Cosa cambia? La legge Salvini ha modificato e introdotto un nuovo requisito per richiedere la cittadinanza italiana. Il tempo di attesa per la risposta alla tua domanda è diventato di 4 anni. Se dopo questo periodo non hai avuto risposta, puoi inviare al Ministero una raccomandata di sollecito. Per raccogliere tutta la documentazione e verificare se hai i requisiti, puoi farti aiutare da un patronato. La modifica principale è legata all'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non deve essere inferiore al livello B1. Se hai ottenuto un diploma di scuola media secondaria di primo grado, terza media, in Italia non devi dimostrare il livello B1. Non sono considerati validi i diplomi di operatore sociosanitario e, in generale, tutti i certificati di corsi di qualificazione professionali rilasciati a livello regionale. Per ottenere il livello B1, bisogna sottoporsi ad un esame di lingua presso un istituto di istruzione pubblica o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per venire incontro a questo nuovo obbligo, è stato istituito un esame di livello B1 cittadinanza facilitato, che ha valore solo ai fini della presentazione dell'istanza di cittadinanza. Prevede un numero minore di prove, una durata minore per lo svolgimento delle stesse, tempi minori per la valutazione. Non tutti però devono dimostrare il livello B1. Sono esclusi. 1. Coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione entrando in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare, il cosiddetto permesso di soggiorno a punti, e abbiano la possibilità di dimostrarlo. L'attestazione va richiesta in prefettura. 2. Coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero tutti coloro che hanno superato i test di conoscenza di lingua italiana A2. Anche per i cittadini comunitari e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno, in quanto familiare di cittadino comunitario, è obbligatorio effettuare l'esame B1. Il conseguimento della terza media in Italia esonera dall'esame B1. Se ti hanno respinto la domanda per mancanza di requisiti, ma senza assegnazione del codice K10, è possibile chiedere presso le prefetture di riferimento la restituzione dell'importo speso, che è di 250 euro. La restituzione avviene attraverso apposita domanda scritta, precisando un IBAN di riferimento. Se invece vuoi ripresentare la domanda, ti ricordiamo che il bollettino ha validità di un anno solare, 365 giorni, dalla data di pagamento. Non sai dove rivolgerti per fare richiesta di cittadinanza italiana? Pensi di subire una discriminazione? Contattaci o scrivici su WhatsApp. Telefono SOS 39 351 08 63 36.